Prosegue la polemica sul biodigestore che doveva essere realizzato a Città Sant'Angelo. Il Movimento 5 Stelle parla di fallimento annunciato, il PD chiede lumi al sindaco di Pescara. E proprio il Movimento 5 Stelle oggi ha indetto una conferenza stampa sotto al comune sul tema addio al biodigestore, un fallimento annunciato che saranno i cittadini a pagare sulla vicenda e sull'iter. Per approdare poi a un nulla di fatto si sono espressi la consigliera regionale Erika Alessandrini e il consigliere comunale Paolo Sola. Sì, innanzitutto noi siamo contenti infatti che questo progetto scellerato non vada in porto, perché è un progetto che abbiamo contestato e ostacolato in ogni modo da 2 anni a questa parte, perché abbiamo sempre detto che ci avrebbe consegnato mani e piedi per 20 anni agli interessi di un privato, a discapito invece di quelli dei cittadini, che avrebbero pagato appunto una somma esorbitante per il conferimento a fronte di tutta una serie di vantaggi economico-fiscali e finanziari che sarebbero andati soltanto a vantaggio del privato. Quindi un grande fallimento di tutto il centrodestra abruzzese, ma al tempo stesso il fatto che non si faccia porta con sé tutta una serie di conseguenze che rimarranno addosso ai cittadini, cioè il fatto di aver perso una linea di finanziamento, quella che era stata chiesta ad hoc alla BEI, appunto per realizzare, oltre ad altri interventi di efficientamento energetico, anche la realizzazione di questo impianto. Il fatto che mentre aspettavamo gli interessi di questo privato, i comodi di questo privato, nel frattempo tutto il resto d'Italia accedeva al PNRR realizzando strutture di questo tipo anche sul nostro territorio regionale, mentre noi siamo rimasti appunto appesi a questo progetto che ora è naufragato definitivamente, senza dimenticare in ultimo tutto ciò che è stato speso da parte di ambiente, quindi dai comuni che fanno parte di ambiente e quindi da parte dei cittadini per l'acquisto di quel terreno a Piano di Sacco che era stato individuato come destinazione di questo impianto e che ora rimane un investimento senza alcun fine.